Appena fatto la task force contro le fake news, penso sia dietro la lavagna a contare fino a 100, perché le balle più colossali le spara proprio questo governo di incapaci. Questa mattina la Verità ne denuncia una colossale. Vi ricordate Villa Banfili? Speranza si era sparato che il governo italiano aveva firmato un mega contratto per una mega dose di vaccino contro il coronavirus del valore di 400 milioni di euro con un colosso farmaceutico. Un giornalista della Verità è andato a chiedere al Ministero della Salute e il Ministero ha dovuto dire la verità: non abbiamo firmato nessun contratto con nessun colosso farmaceutico per nessun vaccino contro il coronavirus, se ne sta occupando l'Europa trattando con i nostri soldi una trattativa segretata. Ecco, questa è la verità bella e buona. Questa mattina io mi aspettavo che le rassegne stampa dessero risalto a questa notizia. Per carità di patria, amor patrio, non vi dico la testata di questa mattina, ma la più importante a livello nazionale, rassegna stampa, giornalista che sorvola sul titolo della Verità, perché dice dobbiamo andare di corsa a poco tempo a leggere l'intervista del giorno. E l'intervista del giorno è l'intervista a Briatore, che ci spiega che forse no, non ha il coronavirus, sta aspettando il risultato del tampone, ma ha una bella prostatite. E penso che questa sia una notizia per l'Italia assolutamente fondamentale. Bene. Questa è l'Italia in cui viviamo. E allora, mentre gli italiani, ecco, vedete qui che faticano, che lavorano tutti i giorni, si domandano come sbarcare il lunario, come i loro figli andranno a scuola, noi abbiamo un governo che si trastulla tra una balla e l'altra.